La Puglia è una torcia, una tragedia che si ripete ogni anno, così va in fumo il nostro futuro e avanza una devastante desertificazione del territorio. Vanno ripensati e rafforzati tutti gli elementi del sistema antincendio che da emergenziale va trasformato in preventivo. E Gennaro Sicolo, presidente di CIA Puglia e vicepresidente nazionale di CIA, a intervenire nel dibattito successivo alle giornate più drammatiche della Puglia, con decine di incendi e migliaia di ettari di boschi, macchia mediterranea, campi e persino zone urbane in fiamme. Sul Gargano sono stati distrutti 900 ettari di alberi e vegetazione. L'Altamurgia sta affrontando un'emergenza che non è da meno, così come in altre zone della Puglia. Ci sono pochi canadieri, i mezzi a disposizione sono insufficienti, non c'è una rete di strutture logistiche adeguate a questo scenario californiano in cui le temperature folli raggiunte ormai su tutta la Puglia unite a forti venti di scirocco e all'azione sempre più criminale di piromani senza scrupoli mettono a repentaglio la vita delle persone con le fiamme che arrivano ad avvolgere edifici e case o a mandare in fumo 900 ettari di bosco e vegetazione in un solo giorno, che è quanto accaduto nel Parco Nazionale del Gargano. È una situazione nuova, dice Sicolo, almeno in parte, dunque per la scarsa prevenzione e l'insufficiente dotazione degli interventi. Non è il caso di additare nessuno, ma è chiaro che occorre una svolta. In questo senso, conclude Sicolo, torniamo a ricordare e a ribadire che se adeguatamente supportati e nell'ambito di un più vasto e articolato nuovo piano straordinario di prevenzione, anche le aziende agricole possono dispiegare i propri mezzi, la conoscenza del territorio e la propria esperienza a servizio di una vasta e capillare opera di difesa delle aree più a rischio. Facciamo qualcosa subito, non possiamo permettere che la Puglia sia ridotta ad un deserto di cenere.